dal laboratorio entro 30 novembre. Alla fine di questi laboratori, sono anche per capire, ecco perché l'importanza di questo, cosa noi dovremmo andare a programmare per i prossimi 6 anni. Noi ci stiamo candidando alla prossima programmazione per quanto riguarda il nuovo piano di sviluppo locale 2014-2020. E questo piano di sviluppo locale, che prevede un finanziamento importante per questo territorio, dà le risposte ai cittadini. Noi, questa è una cosa che la Comunità Europea vuole, l'ascolto dal basso, quindi un laboratorio che chiude il piano di sviluppo locale precedente, quello che abbiamo preso nel 2007, anche se non era 2007, con l'Italia di 2 anni, 2014, e da ponte per la prossima programmazione. Quindi noi siamo molto attenti a questa cosa. Se questa ipotesi che abbiamo lanciato è molto, diciamo spendibile la prossima programmazione, noi faremo in modo di programmare degli interventi economici al riguardo. Quindi è molto importante che ci sia gente, perché lì noi non possiamo mettere solamente numeri, ma anche persone che intendono fare questo tipo di lavoro. Tant'è che domani noi vi presentiamo un'esperienza molto carina di chi ha già fatto questo tipo di lavoro. L'avete già accennato, l'avete visto, domani vengono, ci fanno assaggiare qualcosa, io ho visto delle cose stupende tra l'altro, ma è solo un esempio di cosa si può fare di prodotto. Quindi domani avremo questo tipo di esperienza. Loro hanno lavorato per più tempo, sono riusciti anche ad essere all'attenzione dei giornalisti stranieri, quindi è un'esperienza che hanno avuto. Ripeto, non è che vi deve colpire il fatto, la novità colpisce sempre. Noi invece scommettiamo che questa non sia solo una novità e rimane tale, questa è una cosa che può rientrare nel costume locale, perché con questo prodotto si può dare ancora apertura a ciò che è comunque la tradizione gastronomica e anche per le molteplici aspetti che si presta, sempre tipici locali. Per cui si tratta di trasformare in un'altra materia prima che questa da campo. Per cui noi pensiamo, abbiamo fatto e abbiamo cercato di scommettere anche su questo prodotto. Naturalmente non saremo noi per dire le aziende, noi siamo quelli che promuovono questo tipo di attività insieme anche a collaboratori validi con questa struttura. Per cui adesso c'è molto da ascoltare, da fare domande, però non ascoltare le risposte, perché le risposte finali, quelle dovremmo dare anche noi insieme alla programmazione, di dire ok, vogliamo arrivare a questo e arriveremo nei prossimi 6 anni con una programmazione dove c'è l'investimento di alcune aziende, vogliamo però avere questo tipo di sovvenzionamento e possiamo vedere se nell'arco di 6-7 mesi questa cosa la regione Puglia ce la prova. Quindi è tutto un ascolto che stiamo facendo per l'impresa del territorio. Tutto qua, solo questo sentivo il bisogno di dirvi, considerato che non sono qui ma vi ascoltavo, per cui niente. Io ho visto lì qualcuno, se volete potete rimetterlo anche lì insieme a noi con il nome, metterlo qui, ripeto, solo chi è interessato ad avere la continuità con noi. Il telefono può servire, però le mail si rientra in quel giro di prossima attività, di cose che stiamo facendo, probabilmente voi siete interessati alle gare o qualche altra occasione anche, non solo questa. Quindi se volete vi lascio qui il fatto di mettere come vedete, questo solamente non è con un indirizzo, in quanto poi ci rifaremo agli altri dati che avete lasciato là. Buon lavoro. Come un'idea può diventare sulla carta, okay,
un'impresa. E in base al risultato che noi abbiamo sulla carta, poi andremo a vedere se l'idea è buona, meno buona, va modificata, in quale parte va modificata. E questo prevede un percorso serio, obiettivo che bisogna fare, che va dalle competenze all'idea imprenditoriale, all'analisi mercato, ai prodotti e servizi che si vogliono fare, a tutta una serie di fattori che costituiscono il cosiddetto business plan, che sta alla base di ogni tipo di iniziativa imprenditoriale che uno voglia avere in qualsiasi settore. D'accordo? O che abbia già aperto e voglia effettuare degli investimenti nuovi, perché no? Che il business plan ha una duplice funzionalità, no? Una funzionalità per chi vuole fare impresa o per chi vuole diversificare la propria impresa. No? Il business plan ha anche un'ulteriore duplice funzione, può avere una funzione personale, nel senso che io mi devo rendere conto se la mia idea di impresa è una buona idea di impresa, piuttosto che creare un business plan per convincere l'ente finanziatore X da prendere i soldi. E sono due strumenti che per molti versi sono diversi, no? Perché il conto è verificare sulla mia pelle se l'investimento è buono, un conto è convincere qualcuno che il mio investimento è buono. È chiaro che la seconda formula sarà un po' più ignorata, no? Ovviamente. E quindi andremo a vedere questi aspetti, faremo un percorso insieme, magari partendo da un esempio concreto, magari partendo da una vostra idea, non una mia, sarebbe ancora più bello. Però insomma vi invito a partecipare perché sarà interessante vedere come la carta ci può dire tante cose in maniera più lucida rispetto all'entusiasmo. Caspita che bello, domani ci investo 50.000 euro, vediamoci e vediamo effettivamente quali sono gli aspetti critici di qualsiasi investimento imprenditoriale, sia finanziato sia non finanziato, se è finanziato non ci guadagniamo. Ci sono altre domande? Altre idee? Sì. Sotto prescrizione medica,
stiamo parlando di cose diverse. Non è subito. Stiamo parlando di due cose diverse. Noi stiamo parlando della canapa con THC che ha... Ma come all'estero, voglio dire, noi stiamo discutendo che in Italia questo vinde la produzione della canapa. Però se guardiamo nel mondo, gli utilizzi sono già esistenti. Ci sono gli utilizzi variegati e medicinali anche dell'altra canapa, di quella con THC, per intenderci, però non sto qui io a raccontarvi la mia opinione sulla liberalizzazione delle droghe leggere, però no, perché non è questa la sede, ovviamente, non è opportuno. Noi stiamo parlando dell'utilizzo di canapa per elaborare determinati prodotti che non si fumano sostanzialmente, ci si fanno un sacco di cose, ma oddio, magari si può anche fumare, ma non si hanno gli effetti desiderati. Sigarette di basilico, di tutto può fare quello che vuole. A seconda di diversi prodotti derivati da canapa. Beh, se tu vuoi fare olio di canapa, avrai bisogno di un prodotto. Se tu vuoi fare olio di canapa, avrai bisogno di un frantoio. Se vuoi fare la farina, avrai bisogno di un mulino. Molto probabilmente chi produce carta con le fibre del legno può produrre carta con le fibre della canapa senza investire nulla, probabilmente utilizzando gli stessi macchinari, magari meno su. D'accordo? Quindi base di partenza di un investimento qual è? Quello che tu vuoi fare significa che dovrai comprare un'attrezzatura idonea, e quanto costa l'attrezzatura idonea non te lo posso dire io, non sono uno che vende attrezzature alla casa. È chiaro che questa è una ricerca di fornitura che dovrà fare il direttore interessato per capire la dimensione della sua idea. Ok? Se io sono, ripeto, un produttore di carta e voglio fare la carta dalla canapa, probabilmente non dovrò fare investimenti, e quindi il mio business plan già è semplice, no? Passo canapa in questo caso potrebbe dare delle indicazioni circa l'acquisto di materiali o di sono sicuramente un'associazione che sta dentro la materia, certamente. Probabilmente la canapa potrà dare anche delle indicazioni sui mercati di sbocco, su quale filiera utilizzare. Cioè, è chiaro che la sua canapa probabilmente rappresenta delle buone prassi, ne ha conoscenza quantomeno, no? E quindi perché non sfruttare l'esperienza? Ma ci mancherebbe altro, cioè, le fonti di informazione non sono mai abbastanza, quindi figuriamoci se c'è una specializzata nel settore che ci interessa. Ma visto che si è parlato anche del vino, no? Si vanno di vari passi con la canapa, perché prima nel senso, chi vuole fare la produzione della canapa può fare contemporaneamente anche quella del vino, come lo aiuto sempre? Diciamo, con i finanziamenti, no, cioè che sia il vino? Quando c'è stata la slide che guardavo del vino, era per fare il paragone tra il costo della canapa e del vino. Quello di cui parleremo domani, che approfondiremo domani, è un percorso di piano di impresa generico che può prevedere la canapa, mi può prevedere il vino, mi può prevedere anche l'aloe vera o quello che mi pare, nel senso che un'attività produttiva può essere a prodotto unico o può essere diversificata a seconda di quello che vuole fare l'imprenditore e probabilmente l'imprenditore. A me, se la materia prima la canapa o la materia prima il vino, sinceramente non mi cambia molto, purché l'analisi di mercato che andiamo a fare verifichi che il vino ha un mercato di sbocco che sia utile ai nostri fini, no?
La canapa probabilmente abbiamo assodato che la domanda è tanta e l'offerta è ancora poca e quindi probabilmente non avremo problemi di mercato di sponda. Il lino probabilmente magari è inflazionato già e quindi potrebbe essere una catena produttiva che io attivo e che poi mi rimane sul collo. Ma ci sono degli ingrossi di canapa più presa? Cioè del tipo bisogna sempre partire dall'acqua, dai, non devo fare imprenditoria. Oh, saltando. Se io voglio lavorare la canapa, andrò a comprare la canapa dal produttore di canapa. In Italia? Dall'agricoltore. Io produco, mi acquista per trasformare. Quello che cerchiamo di chiedere prima era, mi piacerebbe sapere che tipo di interesse mi ha spinto a essere qua, quindi qual è il vostro background, se c'è un'azienda agricola alle spalle, piuttosto che se è un interesse di aspirante imprenditore a produrre o assolutamente curiosità che sono legittima. Perché questo cambia l'aspetto della valutazione e dei suggerimenti che possiamo dare. Io non so, per esempio, se il signore di fronte è un imprenditore agricolo che ha decine e decine di migliaia di ettari e quindi vuole diversificare. Non sono 2 ettari, quindi mi viene già tagliato le gambe perché sono un imprenditore. Gli strumenti
nascono le idee, nasce un mestiere che piace, nascono delle aspirazioni, da lì poi si può costruire un qualcosa proprio. Una nonna, dottor, dimmi tu, che devi fare, devi andare a lui. Di mani, probabilmente, dice il dottor legittimo che eleciderà la disponibilità dell'azienda fisica. Purtroppo è una testimonianza relativa, perché si basa solo sulla trasformazione di un prodotto già lavorato, se già lavorato. Ci dà. Alla domanda che ho fatto in fondo, esiste il grossista di gamma? Sarebbe stato interessante coinvolgere un produttore di Mesagna. C'è stata un'impresa di Giacomo che ha fatto una piantagione di canna. Avremmo potuto fare con l'aiuto del Franco Daniano, che sicuramente conosce la storia, vedere cioè la prassi come si è mosso questa persona, le autorizzazioni, una volta che l'ha svegliata, chi l'ha data. Ma posso dirle con molta franchezza che sul lato delle autorizzazioni, piuttosto che dello stimolo all'opportunità e alla consulenza finanziaria, tutto quello che esiste tra le società che vengono a cui viene richiesto di fornire di servizio e il tavolo, siete coperti. Il problema di base è l'idea, noi tra le slide abbiamo messo potete fare questo, esiste questa esperienza in Italia e all'estero. Allora, qualcuno può essere venuto qua stasera già con un'idea chiara, del tipo voglio produrre canapa per fare chiodi di gatto, ma vuol dire che ha affrontato probabilmente questo è il punto di partenza per affrontare voi questo discorso. Venire da noi tra sei mesi, io posso dire che quello è il motivo per cui io sono qui. Allora, a questo punto io parto dal presupposto che ho davanti un aspirante imprenditore che può essere, quali possono essere gli strumenti finanziari, per esempio la mia nuova attività, quale può essere un percorso, un flusso economico che deve considerare per aprire una nuova attività, quotidiano grano, quotidiano panificio, quotidiano di concorrenza di patate, che non è vale per tutti, questo a scanso di equivoci naturalmente. Una programmazione. Certo, però come noi spesso vediamo tutti di vedere, l'idea non deve essere fantastica, brillante, eccezionale, no, deve essere chiara. Coerente. Il fattibile che diamo noi, ecco, una risposta sulla fattibilità noi siamo in grado di darla, ma nel momento in cui abbiamo chiarezza della richiesta che ci viene fatta. Io sono sicuro che stasera molti di voi smanetteranno su internet a cercare fonti sull'argomento, imprese che operano nel settore. Ecco, se non avete intenzione di farlo, vi invito a farlo, vi do i compiti per casa per domani, e così domani magari ci fate presente anche queste realtà che magari avete trovato, ci chiedete un'opinione, perché no? Non devono venire da noi, solo da noi. Dateci voi degli input, così ci lavoriamo insieme e li approfondiamo. Ma fate delle ricerche, andate. Poi noi comunque domani strumenti finanziari, testimonianza, li offriamo, che sia per la gara che sia qualsiasi altro tipo di idea che possa solidificare la persona di voi, perché sempre il passaparola che non basta mai a parlare con l'amico con il caffè di una serie, ho sentito che Milano 50.000 euro per aprire una cucina con l'istituzione, ok, facciamo. Però in base rimane se c'è un interesse sulla canapa, voi dovete dire a noi qual è l'interesse, altrimenti noi ci sentiamo poco Dio e molto umano. Se non parliamo di tante cose di niente, no? Costo per ettaro e la produzione.
ci sono dei dati pure sui costi delle sementi, dipende dove le vai a comprare, se li compri in Francia o in Olanda o da qualche altra parte, dipende il terreno, se fai come in Francia che ha un clima differente, quindi lì ti serve un agronomo per capire se il tuo terreno, in Francia utilizzano per un ettaro 4-5 kg di semente. Della produzione, nel senso che avendo visto già la presentazione con tutta la scrematura e tutte le informazioni, ci sono i costi delle sementi, cioè quanto €6 mi pare di energia, però il mercato agricolo è un mercato che cambia di giorno in giorno del costo. Succede per la gara, ma non succede per tutto. C'è una borsa telematica. C'è una borsa telematica dove ogni giorno ci sono le quotazioni, ed è peggio della borsa di Wall Street, ma sicuro. Sia a livello di funzionamento, perché lì interviene lo specialista che fa questa roba qui, ed è o l'agronomo, o ci sono delle strutture anche camerali che seguono la borsa telematica del commercio per l'agricoltura, che lavorano sia sull'agricoltura, sull'allevamento. E hanno proprio, però gli agronomi sono quelli che hanno anche l'accesso a queste piattaforme e vi sanno dire in tempo reale, oggi 27 ottobre alle ore 8, quanto costa quella semente certificata in quel modo di quella specie di carta casativa. È particolare, come tra una settimana potrebbe essere cambiato. Difficoltà di scendere tra aree e tra rosa, è chiaro, non sono un pericolo agrario. E da questo punto di vista probabilmente le avete più fuori di me, d'accordo. Però al di là di questo, a proposito di quello che no, però sai, sì, no, nel senso non mi credo, nel senso due sono curiosissima, sono sincera, perché la così presa c'è un settore così interattivo. Adesso perché altrimenti all'ennesima richiesta tua uno dovrebbe dire guarda, sto pensando lì, ma cosa si fa, cosa non si fa, oppure l'ha già fatta, quindi chiaro, per quanto mi riguarda dico che l'ennesima richiesta non c'è un'idea, c'è una forte curiosità, ma sicuramente state sensibili anche a questo discorso, e capire in questo caso la soluzione finanziaria piuttosto che quello dell'organizzazione aziendale, dell'analisi del business plan che voi evidentemente fate. Però poi ognuno in sé sta maturando in qualcosa, anche il fatto appunto di i particolari che voi aiutano, dico un ettaro con quanti chilogrammi, e allora tu cominci a ragionare, non serve la terra necessariamente con il polso artesiano perché se ne può fare meno, gli ettari devono essere top, ma si possono fare anche per le persone con un ettaro a testa, cioè, poi bisogna vedere i vincoli agroambientali, cioè non è la sede, quando uno ha l'idea è la nostra opera, è una sensibilizzazione provata a sapete che sono oggi potete evitare a sciogliere
nel momento in cui vogliamo rendere gradevole e anche interessante, insomma, questa vostra presenza qui. Altrimenti, laddove uno di voi andasse a dedicare, per esempio, questo pomeriggio di tempo, no, abbiamo capito un attimo se abbiamo imparato. Avremo, ma ripeto, non è condizionante delle sigle, della partecipazione, è come mai il GAL ha mandato a il suo nome? Pietro. A Pietro questa mail, a quale tipo di settore fa riferimento? Ha partecipato a altro tipo di iniziative, a corsi di formazione, ha partecipato a dei contributi finanziari per attività del Valere? Per esempio, quindi per noi diventa utile capire, l'ha letto su Facebook, l'ha visto sul giornale, ha letto la locandina, quindi dalla parte c'è un interesse di campo. Però non è vero, Ricardo ha inviato un invito a un'altra persona, sono per io o noi che sono interessati. Quindi in questo caso una promozione. Adesso non c'è, ma ci sono io. Assolutamente. Allora, già capire se avete avuto un invito dalla struttura che promuove l'iniziativa o la struttura della provoniera, per noi diventa utile come tutto, perché ci dà la possibilità di avere un'idea più chiara della patente che noi. Ma ripeto, come faccio la mosche? Sempre per riuscire a comunicare di più e meglio quelle che sono le informazioni da mettere in disposizione e soprattutto a cercare che con noi stiamo bene, cioè imbarazzo di parlare davanti a altre persone che non si conoscono, un'idea che può sembrare, come modo lo dico, però poi faccio parte di quello che non capisce, fa una domanda inutile, piuttosto che io ho un'idea, non ho sicurezza di un'altra persona, perché non mi prego l'idea, ci sta tutto, c'è tutto. E quindi da questo punto di vista è una rassicurazione. Dall'altra è evidente che anche questo feedback per noi è utile, perché se Pietro ha avuto informazione attraverso terzi, il signor Fortunato, come è stato? Le signore con cui io parlavo prima, come sono state informate? Vabbè, ce l'hanno riferito quelli del CAL, però io ho fatto un corso di formazione sull'intreccio delle fibre vegetali, essendo la cana una fibra vegetale e le fibre curiose. Sì, quindi diciamo che mi sono confusa, la sono io che mi è venuta. Gli altri? Anche il avvocato? Ah già, è signora di una persona di per motivi discutibili, è un danno, se dovesse
dicevo, due sono le problematiche che mi sono veramente interessate. La prima è il discorso, come stavi dicendo tu, del ci sono andato di più, sì, sì. Il discorso che abbiamo detto di lasciare il neoimprenditore 6 mesi in attesa di una risposta. Se io fossi stato uno di quei neoimprenditori che prende e inizia a sborsare soldi, no, locale, io questo non stavo in effetti in mente. Due, il discorso anche che per quanto io posso capire e posso condividere altri settori come questo, in realtà se stiamo qui a lamentarci nel 2015 che non gira moneta e poi non andiamo a sostentare quello che può essere il commercio, i soldi continueranno a non girare. E quindi morale della favola, adesso l'unica apertura che è stata fatta in regione sul commercio, quello di ammettere l'attività commerciale nell'ambito di prestito, che però deve avere almeno 2 anni di anzianità. Questo è come il discorso delle assunzioni. Perché? Questo c'è un motivo. È chiaro che il settore commercio è quello che registra la maggior fallibilità in assoluto delle imprese. E quindi non è mai stato fatto invece uno studio nel dire queste categorie di commercio possono essere finanziate. Però una mano è detto, non lo puoi fare neanche quello. Perché? Perché chi ha esperienza nel commercio può essere fatto il nero con un certificato. Non ci sono titoli di studio che ti abilitano a fare il commerciante, cioè uno non lo studia per fare il commerciante. E quindi c'è sempre il rischio di dare 20-30 mila euro a una persona che ritiene che fare commercio sia la cosa più facile del mondo. Oggi il commercio non è più quello che c'era una volta, no? Adesso il commercio non è più un mestiere che si improvvisa e che ci vuole fare commerciare. Commerciare è difficilissimo. E o lo sai fare, cioè fatto esperienza, o hai una vita. Questa è la vita del commercio. E per questo che sono restii a dare fondi pubblici al settore del commercio. Ci sono altri motivi. Questo è il punto. Che per certi versi è condivisibile, per altri versi meno. Io per esempio cercherei degli strumenti incentivanti per il commercio che già esiste. Che magari si diversifica, magari si avvia un e-commerce, può evolvere il commercio da questa stato qua, è un processo di vicinato, non è detto che deve arrivare là, può diventare un processo globale, ma dà la possibilità a quel genere di imprenditore di crescere. Da zero abbiamo l'attività commerciale con fondi pubblici, ci sono queste criticità, che sono obiettive, mi dispiace effettivamente, però la statistica è molto spesso crudele. E sempre fondi pubblici sono. I fondi pubblici nel momento in cui li dai devono creare sviluppo, non devono entrare in un buco nero e dopo un anno non ce la faccio più, è un danno. Quindi sì, mi rendo conto dell'ingiustizia di fondo, però ha un suo perché. Chiaro che dare fondi pubblici invece a un imprenditore commerciale con una certa esperienza, con dei numeri, gli si dà la possibilità di crescere, di diversificare, aprire nuove attività, dare lavoro e quant'altro. Creare un'azienda commerciale da zero è difficile perché la statistica gli è buona.